Arrivo, arrivo ragazzi, fatemi. Sì, faccio tutto. Fatevi far loro. E la visita anche per loro. E poi andate a intervistare anche gli antagonisti, così almeno già par condicio natalizia. Allora, mamma mia, sono un po' ribambito che abbiamo votato alle 4:30 la manovra di bilancio, però eccomi qua, sono felice, parto da Firenze, poi chiedetemi quello che volete, sono felice perché ci siamo. Firenze è il cuore non solo della Toscana, ma è una delle città più straordinarie, ricche non solo di passato ma di futuro del mondo. E quindi ci sono legato per mille motivi e finalmente ci siamo. Anche nel giorno della vigilia di Natale questo sarà un punto di ascolto, non sarà una sede di partito alla vecchia maniera, questo sarà uno sportello di assistenza per tutti i fiorentini con consulenza e pareri sulle pensioni, sul lavoro, sulle tasse, sulla disabilità. E quindi è bello, mentre altri partiti ormai chiudono, esistono solo online, a distanza, noi ci siamo con tante sedi e quindi che il 2022 riporti la presenza, l'attività, e quindi conto di tornarci spesso a Firenze in questa sede. A proposito della manovra sono contento perché anche grazie alle insistenze della Lega ci sono 8 miliardi di taglio di tasse per tutti i lavoratori e le lavoratrici, dipendenti, pubblici, lavoratori autonomi, partite IVA, ci sarà un risparmio fra i 100 e i 1000 euro. L'impegno su cui stiamo combattendo, che mi vedrà al lavoro anche questa settimana, di cui ho parlato ieri col Presidente Draghi, è quello delle bollette. Luce e gas. Luce e gas sono e rischiano di diventare un'emergenza nazionale ancor più del Covid, perché rischiamo un inverno lungo, freddo e buio. Se non si tagliano le tasse sulle bollette di luce e gas, molte imprese saranno costrette a chiudere, i lavoratori perderanno il posto, famiglie non si riscalderanno. Io sto chiamando gli amministratori delegati di Eni, di Enel, di Terna, occorre più gas, occorre smetterla di litigare con la Russia perché ci vanno di mezzo le nostre imprese, occorre tornare a far ricerca sul nucleare, pulito, sano, sicuro, di ultima generazione. Le ultime centrali nucleari allo studio saranno dei moduli di 20 metri per 20 metri, quindi come un piccolo appartamento per riscaldare un'intera città. Quindi luce e gas, lo ha detto il Presidente Draghi, come primo impegno devono essere in cima all'agenda politica. Il centrodestra sarà compatto, ho invitato tutti gli amici del centrodestra alla riunione ieri per gli auguri di Natale, ma perché il centrodestra si muoverà compatto, di nomi parleremo a gennaio, adesso siamo alla vigilia del Santo Natale, quindi lascio che i bimbi aspettino Gesù Bambino e noi più laicamente con l'anno nuovo vedremo di portare in dote agli italiani, facendo perdere poco tempo e cercando di trovare un accordo più ampio possibile, un Presidente della Repubblica che garantisca a tutti e che non necessariamente sia di sinistra, come è accaduto negli ultimi decenni. Basta che sia in gamba, di donne all'altezza ce ne sono, per fortuna. Non faccio nomi neanche sotto tortura. Senatore, in un'Europa dove si viaggia a molte velocità, cosa ne pensa della fermazione qualche tempo fa di Ursula von der Leyen che non si potrebbe nemmeno pronunciare buon Natale? Non solo buon Natale, buon santo Natale. Siamo in terra di radici cristiane, l'Europa ha radici cristiane, piaccia o non piaccia, l'Europa può accogliere, può integrare ma senza cancellare la sua identità, e quindi anche, però ci sono anche politici italiani, Io ho visto colleghi deputati e senatori ed europarlamentari che si vergognano e dicono buone feste, la festa dell'inverno, la festa della neve, no, buon santo Natale, poi se nevica anche meglio, però ecco, la Lega è in questo governo per rimarcare chi siamo e l'anno purtroppo si chiude con, arriviamo vicini a 70.000 sbarchi clandestini, stamattina ne sono arrivati 120 su un veliero a Santa Maria di Leuca, io coi velieri ci giocavo da bambino con la Playmobil, che in periodo di Covid, di super, iper, mega, fanta, green pass,
ci siano 70.000 sbarchi clandestini senza regole, senza controlli, non è rispettoso nei confronti degli italiani che stanno facendo tanti sacrifici. Sono molte le cose che i dipendenti non debbano avere il pass per entrare al lavoro. Io sono per la libertà di scelta, per l'informazione, per la consapevolezza e contro gli obblighi. E quindi a volte siamo da soli. Però gli italiani sul Covid hanno dimostrato enorme responsabilità rispetto delle regole, tutti in fila. Ecco, però vedere le file di centinaia di metri fuori dalle farmacie, spendendo centinaia di euro per un tampone, quando c'è gente che si è fatta giustamente, mi è compreso la prima dose, la seconda dose, la terza dose. Ecco, al presidente Draghi ho chiesto equilibrio e buonsenso, perché ovviamente la salute viene prima di tutto, però occorre equilibrio. Se vai a chiedere il tampone obbligatorio anche a chi si è vaccinato una volta e due volte, insomma. Senatore, in Toscana si parla sempre di Monte dei Paschi di Schilerda, una campagna elettorale terminata da poco, nel 2021 c'è anche tra l'altro una scadenza importante, non se ne è più parlato in questo periodo, cosa accadrà ora? Ne sto parlando senza raccontarlo ai giornalisti, lei mi ha fatto la domanda e quindi per educazione rispondo e conto di parlarne con l'amministratore delegato, col ministro dell'economia, ne ho parlato con il presidente del consiglio. Ribadiamo che è un marchio storico, la banca più antica del mondo, vanno difesi sportelli e lavoratori e il progetto di una banca che a partire dal Monte dei Paschi diventi la banca delle piccole e medie imprese rimanendo in mano italiana è il progetto a cui la Lega sta lavorando. Abbiamo sventato ipotesi di svendita e di regalo miliardario ad altri soggetti e quindi i numeri sono buoni, perché se il Monte dei Paschi di Siena viene lasciato lavorare senza zeppe politiche di sinistra come è accaduto in passato, il suo lavoro lo sa fare e quindi lavoriamo perché diventi il nucleo di una banca dedicata alle piccole e medie imprese non solo toscane ma italiane. A proposito di lavoro, senatore, per quanto riguarda, vabbè, sotto gli occhi di tutti, la GKN, ma ci sono tante altre realtà che rischiano di lasciare solo. Non buone feste, perché quando qualcuno in questi giorni mi augura buone feste, io mi arrabbio, non sono buone feste. Buon Santo Natale a tutti voi. Buon Santo Natale a tutti voi. Quindi, io vi dico che il peggio è alle spalle, nel 2022 raccoglieremo tante soddisfazioni. Ci stiamo mettendo l'anima, io ho fatto la riunione con i deputati, i senatori, ieri ho fatto gli zoom, perché ormai io quando ho iniziato a fare militanza politica ho fatto la tessera della Lega nel 90, passato qualche anno, qua ci sono ragazzi che nel 90 erano proprio di là dall'essere immaginati, ai nostri tempi non c'era lo zoom ma c'era la colla e la scopa per mettere il manifesto sul muro, adesso facciamo sia l'una che lo zoom, ieri ho fatto uno zoom ad esempio con la Lega nel mondo, con gli italiani nel mondo ed è bello perché noi siamo qua a Firenze nel cuore della civiltà, poi io su Firenze ogni tanto questiono con la mia compagna perché lei sostiene che Firenze sia più bella di Milano, insomma è tutto da è tutto da dimostrare e comunque calcisticamente parlando non dico nulla. Comunque se c'è una cosa che c'è a comune è che venendo qua sono passato davanti al Palazzo di Giustizia e ogni volta che passo davanti al Palazzo di Giustizia sono contento che ci abbiate dato una mano, che in primavera si voteranno i referendum per cambiare la giustizia in questo paese, perché se capiti nelle mani sbagliate e vabbè. Comunque, Lega nel mondo, ieri c'erano collegati leghisti e coordinatori delle nostre... Bellissimo. Vai. Grazie.